parleremo del romitorio di Redondesco. La storia di questo edificio è veramente antica, perché la prima documentazione che parla del romitorio di San Pietro, in verità si trattava di una chiesa e non di un luogo per eremiti, risale alla fine del 1100, inizio del 1200. E dice appunto di questo Ecclesia Santi Petri, situata a sud delle Bologne, una identificazione che non lascia dubbi che si tratti proprio del romitorio di Redondesco. È confermata anche da una successiva carta, sempre del Liber Poteris Communis Civitatis Brixie, che dice che il romitorio, questa chiesa di San Pietro, si trovava presso il Tartaro. È una chiesa che ha avuto nel corso degli anni ovviamente diversi rimaneggiamenti, ma ha conservato strutture, tessiture murarie e impostazione della chiesa di età romanica, appunto costruita, supponiamo, intorno al 1100. Tutta la zona del romitorio di San Pietro e delle Bologne è una zona che è attestata come frequentazione già in epoca longobarda, ed era una zona che apparteneva ai monasteri, ai potentissimi monasteri bresciani di San Salvatore Santa Giulia e di Leno. Questi monasteri sono andati in crisi sostanzialmente nel 1400, e potrebbe essere questo il periodo in cui anche la chiesa di San Pietro viene un po' così abbandonata e non c'è più continuità nella celebrazione dei riti religiosi, delle messe e quant'altro. Però nel 400 aveva ancora una sua funzione, tant'è che è stata allungata a metà di quel periodo, come depongono gli affreschi che ne decorano le pareti interne. Abbandonata dagli ordini religiosi, la chiesa di San Pietro divenne il luogo prescelto da chierici, vaganti ed eremiti, da qui il successivo e riduttivo termine di romitorio, che vi risiedevano e vi celebravano con discontinuità, alternando la loro presenza a periodi di assenza e di abbandono, fasi nelle quali tuttavia non venne mai meno la devozione e l'attaccamento del popolo a questo luogo sacro. Va detto peraltro che ancora nel 1775, come risulta dalle risposte ai 47 quesiti della Regia Giunta del Censimento, San Pietro figurava tra i colonnelli, cioè tra le frazioni della comunità di Redondesco che annoverava Pioppino, Tartarello, Gerole, Bologne, Sanfermo, Covello e Fenilli. Con una così lunga e complessa storia alle spalle, l'architettura attuale della chiesa di San Pietro, che si presenta ad aula unica monoapsidale con copertura a capriate, non poteva che essere il risultato di una serie di interventi succedutosi nel corso del tempo. In questa stratificazione si conservano tracce significative dell'edificio romanico del XII secolo circa, riferibili all'abside, a parte del campanile e della fabbrica, ben testimoniate dalle caratteristiche della tessitura muraria. Nel 400 l'edificio venne ampliato a dimostrazione di una cresciuta frequentazione dei fedeli, con allungamento della navata, rifacimento della copertura e della facciata. Quest'ultima venne dotata di ingresso archiacuto, sovrastato da un oculo per illuminare l'interno. Appartengono alla seconda metà del XV secolo buona parte degli affreschi che adornano l'abside e le pareti interne della chiesa, decorazioni pittoriche che denunciano forti inflessioni lombardo-bresciane. Si tratta, come era consuetudine del tempo, di rappresentazioni di episodi della vita di Gesù e di raffigurazioni della Vergine, dei santi Pietro e Paolo e di altri tra i santi più venerati nelle chiese rurali di quell'epoca, ovvero San Rocco, San Sebastiano, Santa Lucia e San Francesco. La chiesa a navata unica, con copertura a capriate e tetto a capanna, ha subito diversi rimaneggiamenti. E nel 400 però è stata decorata con degli affreschi murari che riprendono la devozione del periodo e quindi i santi più noti nelle campagne lombarde. Si tratta di affreschi di scuola bresciana, molto probabilmente realizzati da pittori itineranti, e quando la chiesa ha avuto periodi di abbandono o comunque quando i sacerdoti non sono stati presenti in modo continuativo, è stata utilizzata anche come rifugio, come ricovero di truppe
truppe di viandanti e di gente che appunto cercava qui un posto in cui dormire e ripararsi. Tutte queste persone nel corso dei secoli hanno lasciato traccia del loro passaggio con iscrizioni, epigrafi, annotazioni di fatti di cronaca che rappresentano una testimonianza interessante della storia di questo edificio. Possiamo vedere due esempi di queste iscrizioni, di questi graffiti. In questo caso abbiamo un'annotazione che riguarda la morte del Duca di Mantova. AD 22 febbraio 1550 morì il signor Duca Federico II de Mantua. Queste annotazioni naturalmente vanno verificate perché, non essendoci all'epoca giornali e mezzi di comunicazione, potevano anche riportare qualche discrepanza cronologica. Su quest'altro affresco troviamo invece due estremi cronologici che attestano da un lato il monogramma di San Bernardino da Siena con il monogramma di Cristo IHS, quindi riferibile al 400, e sotto con addirittura la scolpitura di un profilo di libro, l'annotazione Napoleone l'anno 1814 fu condannato al soggiorno all'isola dell'Elba. Napoleone torna anche in un'altra iscrizione, in questo caso viene annotato che il giorno 6 maggio 1805 fece l'ingresso Napoleone I nel regno. Naturalmente però su questi muri non sono notate soltanto notizie relative a grandi personaggi, ma anche fatti minimi relativi alla gente comune. E in questo caso troviamo scritto che AD 6 luglio 1589 fu morto Domenico Gandolfo, detto El Sicco, detto il Secco. Il romitorio di San Pietro Redondesco custodisce dunque numerose annotazioni storiche dei secoli scorsi, una sorta di giornale dell'epoca che, come i tabloid odierni, raccoglie sia notizie di grande interesse, ad esempio i cenni storici su Napoleone Bonaparte e il Duca di Mantova, ma anche più prettamente locali come la morte di un paesano, un tesoro che andrebbe sicuramente valorizzato. Naturalmente sarebbe bello poter restaurare questi affreschi e poter recuperare, decrittare tutte le iscrizioni che decorrono le pareti, per raccogliere così anche notizie di quei secoli passati che hanno visto il romitorio al centro di questo territorio. Siamo qui in un punto del romitorio di San Pietro immerso nella storia. Redondesco ha molti diciamo punti di grande importanza storica, vedi la chiesa di San Maurizio, vedi la chiesa di San Domizio, il castello stesso, e questo romitorio è altrettanto di pregio. Un romitorio, una chiesa, se vogliamo, che agli inizi del precedente millennio era in auge ed era molto importante per la zona. Sarebbe una bellissima cosa riuscire in contemporanea e insieme con la Curia riuscire a farla portare, per così dire, alle antiche vestigia.